Salve a tutti, sono Phoenix Lab. In questo tutorial spiegherò come realizzare appunto una città con il software Bryce. Allora, andiamo a prendere un terreno. Innanzitutto, clicco qui, tasto destro del mouse. Poi andiamo quindi Edit, clicco qui. Cosa dobbiamo fare? Qui prendiamo, clicchiamo sul pennello e prendiamo il tratto square. Clicco qui. Poi aumento la dimensione del tratto, in modo poi questo puntino lo abbasso tutto quanto, quindi questa scala, e cancelliamo il tutto. Poi diminuisco le dimensioni del tratto e incominciamo a fare i palazzi, ad esempio. Allora, questo lo mettiamo tutto quanto completo. Quindi cominciamo. Ah, questo lo alziamo. Questo qui. Mettiamo questo palazzo, infatti l'altezza risulta questa. Aumentiamo un altro palazzo più alto. Infatti vedremo un po' più alto. Questo. Diminuiamo il tratto, un pochettino così. Poi diminuiamo un po' il tratto, diminuiamo la sfumatura. Giochiamo un po' su questi parametri, eh? Un pochettino. E così via. Questo lo cancelliamo, anzi, perché ok, è un tratto più piccolino. Ok, poi clicchiamo qui, facciamo un rendering veloce. Qui c'è la nostra città. Facciamo quindi in giro, giriamo. Ok, poi andiamo su Edit, triangolino, selezioniamo. Dov'è? Space base map. Facciamo veloce rendering. Questa è la nostra città, come verrà vista. Possiamo poi, allora, visualizzarla da così. Possiamo ingrandirla. Scusate, allora selezioniamo, lo ingrandiamo. Ecco. Ingrandiamo, spostiamo un po' più giù. Facciamo un rendering veloce. Come verrebbe? Spostiamo questa visuale. Comunque scegliamo la visuale più consona, no? Per esempio, facciamo questa. Poi andiamo su Sky Fog. Clicchiamo qui sul triangolino e selezioniamo un cielo. Per esempio, Dark and Brooding. Clicchiamo qui. Facciamo un veloce rendering. Qui avremo un esempio della nostra città e poi regoliamo, cioè dire, le opzioni del sky and fog. Allora, per esempio, allora fog, l'altezza della nebbia la mettiamo infatti qua scorrerà un numero, no? Aze, intensità, cioè dire, della copertura, no? Sarebbe questa. Col tasto sinistro del mouse ci spostiamo a destra e a sinistra, no? Fog, aumentiamo la nebbia. Ecco, troppo. La portiamo a 39. Ci posizioniamo qui, così. Un pochettino, anzi. Vediamo la visuale migliore, possiamo scegliere, lo alziamo casomai, ecco la nostra città, ecco andiamo sul plane, qui selezioniamo il plane e gli applichiamo un materiale, no?
ad esempio questo, oppure city map, shift map, in modo da avere quindi un rendering della città. Dobbiamo mettere anche più palazzi volendo. Va bene, mettiamo qui, facciamo un rendering veloce. Comunque potete giocare con l'intensità di ASE 100%, buona sorta di nebbia. Infatti vedete qui, facciamo il rendering, vedrete qui, ecco. Va bene, questo è il principio comunque per fare le città. Poi potete sbizzarrirvi con i tratti del pennello, per esempio edit, possiamo mettere altri tipi di città. E qui clicchiamo un altro tatto, per esempio questo, e così via. Va bene, questo è tutto, ciao da Phoenix Lab.